tutti e come sempre bentrovati, bentornati, benvenuti se siete nuovi qui sul canale, siete su Cartomantica e stiamo per vedere come andrà la settimana che va dal 9 al 15 di agosto, quindi fino a Ferragosto, poi a Ferragosto ci rifaremo gli auguri e vedremo come andrà la settimana dopo. Per adesso iniziamo subito con una stesona generale per vedere proprio le energie e le cose più probabili che potranno succedere in questa settimana, mettendo in gioco proprio tutte le forze in campo. Quindi mi raccomando, state molto attenti a quello che verrà detto qua, naturalmente trattenendo quello che sentite che vi parla e lasciando andare cose che forse sono per altri, però le energie generali ormai ho visto che sono inutile dividerle in tre stese, sono quelle e si ripetono, quindi tanto vale fare una cosa ben più approfondita iniziale. Poi andremo a vedere invece per le due varianti quale sarà il fatto saliente, diciamo, della settimana. Quindi invece di stare a cercare di capire dove si possono verificare i fatti, andiamo proprio a fare la domanda diretta per questa settimana: come il fatto proprio di quella variante si declinerà poi appunto sulla base delle energie che stiamo vedendo adesso. Vedete già ora che abbiamo come le solite white owl che abbiamo visto negli scorsi interattivi, queste cartine tanto carucce, tanto piccine, che hanno il difetto, secondo me, che l'orso sembra un po' una scimmietta. E poi usiamo le nostre tradizionalissime piatnik associate alla pietra gialla. Adesso le mettiamo da parte, poi useremo anche altri mazzi che vedete qui che ci serviranno magari a dare proprio qualche dettaglio in più, ma per vedere come sono le energie generali io parto immediatamente con i soliti strumenti che utilizzo. Quindi guardiamo subito qual è, diciamo, la parola chiave, ma in questo caso proprio rispetto alle energie prevalenti questa settimana, un po' per tutti. Ahi, abbiamo la tribù, ma guarda caso siamo in odore di Ferragosto, quindi qui grandi ritrovi per la gioia o il dolore di chi sta ascoltando questo interattivo. Comunque, energie di riunione, di ritrovi, insomma, di raduni, sempre naturalmente ricordando in che periodo siamo, quindi con le dovute precauzioni. Una però la prendo anch'io perché sono curiosa di vedere dove porta. Oh, riparare, questa può essere una settimana quindi all'insegna di riparare magari qualche rapporto. Al momento mi viene in mente da dire familiare, però anche in generale, se è un rapporto di coppia, se è qualcosa che riguarda il lavoro, lo vediamo. Però diciamo che l'energia che proprio è voluta balzare fuori per questa settimana, non parliamo di queste che si sono proprio buttate come delle pazze. Qui abbiamo stress, aiuto e paragone. Io inizio a credere di aver capito qualche cosa. Andiamo a prenderceli anche qui, naturalmente sperando che sia qualcosa di un po' più incoraggiante, ma non è niente di che, per carità, però insomma mi risuona un po'. Vediamo la terza, l'attaccamento al passato. Allora, certo che questa energia di attaccamento al passato sappiamo che può riferirsi a tante cose, quindi anche a nostalgia, a non lasciare andare. Però anche a non lasciare andare se si tratta di qualche discussione in famiglia, quindi però il paragone e lo stress. Ora, noi stiamo per analizzare come saranno le energie per la settimana di vacanza per antonomasia, quella che proprio tutti, alla quale tutti riconoscono, no, questo ruolo. Tant'è vero che poi è la frase "ne riparliamo a settembre", è proprio di questo periodo qui. Qua ci sono segnalate delle carte che ci parlano di stress, di paragone, di attaccamento al passato. Quindi probabilmente, adesso non voglio sembrare catastrofica, ma insomma prendiamola sempre così allegramente, queste sono energie che fanno un po', sì, ci sarà il gusto della convivialità, ma che fanno un po' tirare verso quando si stava da soli. Quindi bello essere in vacanza, bello essere in tanti, ma anche no. Quindi, secondo me, dopo un po', questa settimana saremo un po' saturi, magari, perché è bello ritrovarsi, ma non con tutti. E a volte invece queste sono occasioni in cui ci si trova con tutti, e il tutti a volte è troppo.
Naturalmente adesso andremo poi a vedere anche che cosa vuol dire questo riparare, questa tribù, questo attaccamento al passato per quanto riguarda il lavoro e l'amore. E qua proprio altro che attaccamento al passato, qua c'è, qui volete assolutamente tornare indietro, fatemi scendere proprio. Bella però la carta invece per i rapporti sentimentali, quindi tutto sommato arriva una consolazione dal mondo dei sentimenti, quindi è una settimana dove i sentimenti sono favoriti e dove però insomma non vedete l'ora che finisca, questo ve lo devo dire, cioè se anche non ve lo dicessi, il bello proprio di stendere le carte insieme a voi è che le vedete proprio da soli, qui c'è poco da saperle interpretare. Amo il simbolo proprio perché, come dice il nome, è da queste immagini così chiare, così inequivocabili, quindi direi che partiamo proprio da una situazione piuttosto un po' pesantina, senza drammatizzare, però ci sarà un gran desiderio, certo, di ritrovarsi e magari di mettere a posto qualche situazione, soprattutto in famiglia, che magari era così un po' in sospeso da tempo, però c'è una grande tensione verso il mondo dei sentimenti che probabilmente questa settimana rimane un po' in sospeso, ma positivamente. Quindi questa carta può voler dire che anche se magari non riusciamo a vedere, a incontrarci con la persona che amiamo, non è detto che sia così, poi vedremo le varianti, però ci saranno dei bei segnali da parte sua, ci saranno dei messaggi, ci saranno dei passi avanti, ma vivendo piuttosto così presi da altre incombenze che o anche dalla lontananza che impediscono un po' lo svolgersi delle cose. Abbiamo la luna, insomma, quindi sì, romanticismo, sogni, ma anche un po' di inquietudine, perché è come se non foste lì. Qui abbiamo il carro, quindi le cose avanzano ugualmente. Questo carro, che di questo mazzo Lenormand, che dovrebbe ispirarsi al periodo napoleonico, qui abbiamo una via di mezzo tra Garibaldi e non si sa bene cosa. Ecco, è l'appeso. L'appeso mi piace. L'appeso dove restiamo in situazione di attesa che passi un po' questa settimana, senza dire che sarà una settimana brutta, anzi. Ci sono, come vedete, possibilità di recuperare delle situazioni, possibilità di incontrarsi con persone che non vedevamo da tempo, però abbiamo lasciato qualcosa in sospeso, come se avessimo la sensazione, e temo che sia quella giusta, che per arrivare a quagliare o con la persona del nostro cuore o mettere a posto una situazione che è rimasta in sospeso, comunque sentimentalmente, o arrivare anche a avere delle risposte per quanto riguarda il lavoro e i soldi, questa non è la settimana, oddio. Allora, questo è quello che è uscito, diciamo che la novità che ci arriva da questa stesa, da questa prima stesa delle energie, è questo senso un po' di insofferenza, perché per il fatto che non si muovano tanto le cose, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, non mi faccio sorprendere molto, insomma, sinceramente non vedo questa grande rivelazione. Vedo però che subite un po' questo momento di fermo, no? Questo momento un po' di inattività forzosa, e anche per molti la lontananza, per chi non ha appunto la fortuna di essere in vacanza col partner, un po' la lontananza dalla persona o dalla possibilità di incontrare la persona che avete nel cuore. Single, che non avete nel cuore nessuno, perché ci sono anche quelle persone che non hanno nessuno all'orizzonte, sono tantissime. Diciamo che le occasioni saranno molte, ma le soddisfazioni, cioè qualcuno che proprio vi convince, per adesso io non lo vedo, ma per quello siamo qui. Adesso, ripeto, queste sono le energie, un po' il desiderio di ritornare nel vostro guscio alla fine di questa settimana, però guardiamo anche come, perché, e difatti qua c'è proprio questo fermo sulle comunicazioni, no? È come se fosse un blocco, vedete come parlano chiaro, che non è necessariamente una cosa negativa, però patite un po' questa inattività, questo momento così fermo. Speriamo che appunto queste frequentazioni, vedete che non sono poi tanto male, queste riunioni, se ci sono, non vi amareggino, ma anzi vi diano un po' di carica. Non è detto che sia sempre tutto nero. Oh, infatti, grazie al cielo,
non è così. Allora, come vedete, qua si tratta di adattarsi, perché questa montagna che abbiamo visto sul fondo, che blocca un po' le comunicazioni, le novità, almeno secondo voi, perché voi la percepite così, in realtà questa montagna può essere anche un'ancora. Ne parlo sempre, no? Della differenza, la montagna è il blocco, l'ancora invece è lo stare fermi, ma in un posto dove tutto sommato si sta bene, dove si arriva. Quindi se vi siete spostati verso un luogo di vacanza, tutto sommato, nonostante magari un po' troppe cose che non si muovono, state abbastanza bene. Come vedete qua, infatti, può esserci stato già un viaggio con amici o con parenti. Questo è proprio lo spostamento, queste energie che fluiscono, ma voi in realtà non avete tanta voglia di fare chissà che cosa. Vi vedo proprio con desiderio di recupero delle energie. Certamente è una settimana che vi ricaricherà nonostante tutto, guardate, perché poi alla fine forse brontolerete un po', però alla fine questo momento di inattività ci voleva, dove non posso evitare di vedere quella volpe che sicuramente, se andiamo a guardare l'andamento generale, dice che un po' abbozzerete, no? Quindi magari nei momenti in cui proprio non vi sentite a vostro agio, dove siete, vorreste essere dall'altra parte, questa volpe ci dice proprio che farete buon viso a cattivo gioco. Ma potrebbe anche arrivare, guarda un po', anche se voi siete sicuramente negativi in questo senso, potrebbe arrivare qualche buona notizia invece per il lavoro, quindi una notizia rassicurante, o comunque se aspettate una conferma sul lavoro più che una notizia, una novità. Potreste addirittura avvicinarvi al fine settimana già con una certa dose di sicurezza, quindi essere più sereni e godervi maggiormente questa compagnia, quindi riparare un po' il vostro spirito che è un po' irrequieto. Oppure certo, ci può parlare di una distrazione, di una conoscenza un po' intrigante che arriva nel fine settimana e che potrebbe farci girare la testa. Questo è quello che esce da questa prima stesa che adesso andiamo a coprire. Ricordo che questa stesa è un po' per tutti, perché stiamo andando a vedere la rosa di possibilità che potrebbe svilupparsi per tutti noi, no? Quindi comunque le energie sono comuni a tutti, questa settimana è così, perché è inutile stare a fare 30.000 stese su quelle generali che poi si assomigliano. Andiamo ben a fondo di questa per capire che cosa ci aspetta, e poi vedremo per le due varianti, per ciascuna delle due varianti, qual è il fatto saliente. Oh, qua abbiamo, qua lo guardo il taglio, perché stiamo parlando un po' di tutto. Il secondo taglio ci dice che abbiamo una possibilità di migliorare, ma siamo un po' fermi, un po' indecisi. Quindi questo comunque è un taglio che ci parla del nostro stato d'animo. Per quanto riguarda quell'energia di riparare un po' in contrasto con la tribù, allora andiamo a vedere. Ci eravamo appena liberati nella montagna, l'abbiamo. Allora, qua non c'è niente da dire, benissimo, vi rigenerate, sarete contenti, starete bene insieme, tutto quello che volete. Però alla fine della fiera, questa ancora, questo stare bene dove siete, in ogni caso per voi è montagna, quindi in ogni caso un po' soffrirete per dove stare in un posto. Più che stare in un posto, dover stare con persone che forse non sono proprio il massimo della vita. Eppure guardate un po' qua, accidenti, però. Allora, io ho parlato di viaggio, perché anche ci sta la stagione, qui non vedete l'ora di tornarvene a casa. Però attenzione, perché qua ci potrebbero essere difficoltà di viaggio all'inizio della settimana, potrebbe esserci qualche defezione oppure un cambio di programma o un piccolo imprevisto. Se siete in viaggio, vi raccomando a tutti di stare molto attenti ai vostri beni personali, perché vedete che sul viaggio abbiamo i topi che sono anche furto. Però diciamo che iniziate con una gran voglia di stare con ciò che vi piace, magari i vostri libri, i vostri pensieri, tutto quello che per tutto l'anno avete aspettato di poter avere. Devo dire che una volta però passato questo primo momento un po' così, dove siete recalcitranti, poi abbiamo un inizio di settimana abbastanza divertente, abbastanza pieno di novità, di incontri, di energie. Come vedete, appunto, per molti questo è proprio il ritrovarsi
con persone che fino a questo momento non eravate più riusciti a vedere, quindi c'è certamente questo desiderio, poi alla fine appagato, no, di rivedere qualcuno. Dopo neanche 48 ore ne avete già piene le tasche, qua però c'è poco da fare, perché abbiamo proprio questa energia, come dire, bello, 1 minuto, 2 minuti, 3 minuti, al giovedì già. Ho voglia di starmene per i fatti miei, voglio pensare alle cose mie, la compagnia è tanto una bella cosa, ma ho bisogno di tempo per me e non è tanto sbagliato, andiamo a vedere proprio che qui c'è questa come incertezza nella partenza, poi c'è questo viaggio, no? E poi questo appeso, come per dire, ho bisogno di tempo anche per pensare a me, per meditare, per fare il bilancio di come è andata la mia vita fino adesso, perché a Ferragosto, e chi lo sa, mi viene così, e quindi assecondiamo questa cosa, no? Voglio dire, effettivamente qui farete proprio, vedete, buon viso a cattivo gioco. Ma la cosa divertente qua per me, perché finalmente posso darvi una bella notizia, è che vi aspettano delle sorprese bellissime nel fine settimana. Questo è proprio un fine settimana dove, nonostante tutti questi musi, questi dubbi, avrete delle belle sorprese, dei belli incontri e delle sorprese da parte di persone che non vedevate da un po', e soprattutto guardate un po', nonostante tutto il vostro desiderio di starvene per i fatti vostri, abbiamo la domenica come giornata dedicata con gioia, con felicità proprio alla famiglia, a ciò che vi è più caro, anche a voi stessi, perché ricordo che questa carta della casa parla anche della nostra comfort zone, quindi magari o ritornate a casa, il che mi fa pensare che forse è questa la vostra felicità. Io spero di no, perché è proprio il giorno di Ferragosto, insomma, rimettersi in viaggio. O vi riappropriate della vostra casa se qualcuno è venuto a trovarvi e vi ha fatto visita. Oppure, molto più semplicemente, questa è proprio gioia sul lato familiare. Pertanto, anche se siete un po' misantropi, anche se non avete voluto tanto assecondare gli incontri, eccetera, però qua c'è anche la felicità di stare in famiglia. Per quanto avevamo visto cose da riparare, guardate, qua potrebbero esserci, soprattutto in questa settimana, neanche liti familiari, perché no, ma quelle discussioni che magari ogni estate ci sono. La casa è per me, non la casa era per me, ci eravamo messi d'accordo, ma come mai? Ecco, queste cose qui, un po' di incertezza vostra, dovuta appunto a questo silenzio nel mondo del lavoro, quando aspettavate una risposta, ma sapete che non c'è, quindi sarete un po' insofferenti, quindi anche questo contribuirà un po' a rendervi un po' nervosetti. E anche forse qualcuno ha dovuto ridimensionare, come vi dicevo, un viaggio, oppure c'è stata una defezione, quindi un po' di nervosismo, perché dovrete comunque, anche qui, se si tratta di un gruppo nel quale qualcuno ha fatto una defezione, voi giustamente, insomma, sarete un po' arrabbiati, ma ci sarà chi, il solito buonista, che dirà: vabbè, però poverino, e voi vi salta un po' la mosca al naso in questo senso. Diciamo che fortunatamente è una settimana in cui i soldi non mancano, perché l'abbiamo proprio bello chiaro, nonostante appunto qui ci sia questo topolino proprio su un avanzamento, come se mi volesse dire che potrebbe essere un motivo per ridimensionare il viaggio un fatto di soldi. No, qua non sono soldi. Direi che il lato finanziario va bene. Voi con voi stessi state bene, non potete esimervi dal essere, presenziare, stare in un posto dove in realtà non c'è niente che non va, però dopo un po' vi pesa. La meraviglia, diciamo, di questa settimana arriva nel weekend, dove proprio forse è l'ultimo posto dove pensavate di poter avere un po' di pace, di soddisfazione, di serenità. Invece qui, proprio sabato, ci sono delle energie molto alte per tutto quello che riguarda incontri, sorprese, gratifiche, anche regali, pensieri gentili. Vedete il bouquet proprio sull'albero, quindi qualcosa che vi fa stare bene, ma non tanto per l'aspetto materiale. Un po' è l'effetto sorpresa, ci saranno cose che vi sorprenderanno, proprio che questa volta riescono a fregarvi, non indovinate prima. Questa è proprio una sorpresona che può essere di qualunque tipo, ma che io vedo soprattutto per quanto riguarda affetti. E poi questo stare bene con se stessi e con la famiglia. Direte voi: sì, ma l'amore, allora,
l'amore certo che c'è, però diciamo che questa è una settimana dove sono privilegiate soprattutto gli incontri nuovi, lo potete vedere anche voi, anche se, attenzione, non è solo per i single questa cosa, perché potrebbe anche riguardare chi invece una coppia già ce l'ha, ma rimane colpito da qualcun altro. È un momentino di dubbio entro fine della settimana. Come io dico sempre, non è detto che perché guardiamo la settimana deve finire il racconto, no? Ecco, quindi secondo quello che posso vedere, poi chiaramente andremo ad approfondire con le due varianti, secondo quello che posso vedere io, qua terrete un pochino il piedino in due scarpe, magari anche in modo innocente, anche soltanto nella testa, ma se avete un compagno o una compagna, un po' soffrirete dal dover stare sempre accanto a lui o a lei, perché avete questa tentazione e vorreste un po' approfondire. Se non sarà così, sarà nella vostra testa, adesso andremo a vedere, però diciamo che poi ecco, non si esaurisce in questa settimana. Qua abbiamo dei bei momenti in famiglia, in casa o col partner, ma questo pensiero rimane proprio su di voi, quindi avete come o prendete dei contatti per aggiornarvi più in là, oppure questa persona non vi esce dalla testa in una settimana. Non è un ritorno, attenzione, questa è una nuova conoscenza, anzi direi che questa settimana per possibili ritorni non è favorita. Mi spiace, ogni tanto lo devo dire, quando c'è lo dico, come energia naturalmente. Poi andremo a vedere qual è il fatto saliente per ognuno dei due gruppi, delle due varianti che avete scelto, però in linea di massima questa è una settimana in cui riuscirete poi a stare bene, ma siete proprio molto resti a spendervi in troppe occasioni di aggregazione. Non è che non vogliate la mondanità, anzi vi piace anche l'idea di essere, di andare a feste, divertirvi magari, però non le cose forzate. Ecco, qua soffrirete un po' questo aspetto qui. D'altra parte, anche questa è la vita, ragazzi, quindi insomma vedete che poi alla fine, pur con un po' di un mezzo sorrisetto un po' tirato con un dito proprio, però alla fine questo fine settimana porterà gioia e serenità, insomma qui non si può, e tante sorprese. Naturalmente ricordate questo fattore che poi adesso, quando andremo a vedere due diversi gruppi, cercheremo di approfondire, però è un fattore sorpresa anche per quanto riguarda un nuovo incontro, vi dico un nuovo incontro, quindi riguarda sia single che coppie stabili o no, quindi qui arriva un terzo elemento, un secondo elemento se siete soli. Lasciate andare per piacere questioni di lavoro che vi stanno assillando, perché in questo momento tanto non si muove nulla, anzi approfittatene per disintossicarvi un po', nel senso che certamente se avete un pensiero fisso per quanto riguarda il lavoro avete i vostri motivi, non sto dicendo che così non sapete cosa fare e vi preoccupate per il lavoro, molti di voi se lo porterebbero anche dietro, però diciamo che se ci limitiamo a preoccupazioni per il lavoro, soprattutto per quanto riguarda la stabilità, che potrebbe essere di peso in questo momento, quindi magari volevate avere qualche notizia in più prima di questa pausa sull'opportunità di cambiare lavoro, invece non si muove niente, beh allora qui proprio non si muove niente, pertanto lasciate stare, godetevi questo momento, se volete chiamiamolo di pace forzosa, perché c'è poco da dire, tanto poi, come dico, non si esaurisce in questa settimana, poi si andrà avanti, quindi fate il pieno di buone energie in questo fine settimana e vedrete che poi le cose si muoveranno. Per adesso vi stanno dicendo che volenti o nolenti, questa settimana è così, quindi è inutile preoccuparsi, quello che c'era da fare è già stato fatto. C'è il rischio che viviate un po' questo fermo come un obbligo, perché vi stancate al giorno 1, 2, 3, 4, ecco, se vi va bene, e in più è la carta dominante. Allora, qua abbiamo qualche possibile discussione, o comunque questo cane ci parla anche di amici o dell'ambiente al quale siamo legati, quindi ci fa proprio il paio con questa casa.
quindi alti e bassi nell'umore proprio per questa situazione che sì, vi appartiene, ma che forse per voi si prolunga un po' troppo. Voglio vedere qui, qui sperate che arrivi qualcuno a salvarvi. E invece poi alla fine ci state bene, come vi dico, d'altra parte non poteva essere diversamente vedendo questo abbinamento che abbiamo alla fine. Non siate burberi e musoni, alla fine qua siete anche contenti. Vedete che però sentite un po' questo momento di fermo come un ostacolo ai vostri sogni, al vostro avanzamento, alle vostre aspirazioni, ma perché non si muove niente e quindi non c'è un'alternativa, perciò qua o arriva un colpo di fortuna, che però vi dico di no perché sta nel passato, oppure qua è proprio un invito a fare buon viso a cattivo gioco. Quindi riposatevi, che poi riposatemi, ma adesso andiamo a vedere, riposatemi ma fino a un certo punto, perché qui abbiamo questa possibile new entry improvvisa misteriosa che vi terrà anche occupati, soprattutto i pensieri, ma io non escluderei anche un possibile incontro per i più audaci. Quindi non sarà una settimana noiosa dal punto di vista sentimentale se desidererete approfondire una nuova conoscenza. Lo ripeto, lo ridico, è una nuova conoscenza. Se avete già un partner, questo non vi impedirà di tessere magari qualche legame, far scambiarvi i numeri di telefono, seguirvi reciprocamente sui social, perché la curiosità è tanta. È una persona che già mi esce con volpe, figuriamoci con falce, sole e nuvole. Qui abbiamo proprio la persona misteriosa che vi affascina perché esce completamente dagli schemi a cui siete abituati, quindi a lei. Tuttavia non vedo in questa sorpresona che abbiamo nel fine settimana niente di correlato, perciò vedremo poi come si svilupperà tutto questo. Un'ultima cosa che vorrei guardare, perché mi sembra giusto, eccellente, ma guardate, allora, dunque, se parliamo dello spostamento verso appunto un posto dove vi radunate con altre persone di famiglia, o comunque dove non andate proprio per scelta vostra ma per seguire la corrente, diciamo che non è il posto dove vorreste andare, avete bisogno di pace e serenità, comunque lì sapete che bene o male potete prendervi i vostri spazi, non c'è questo grande entusiasmo nella partenza, mi dispiace, perché avreste preferito quasi chiudervi in casa e dire che eravate andati alle Bahamas. Non potete farlo, però guardate, mai dire mai, magari per l'anno prossimo organizzatevi, io l'ho fatto, quindi si può fare. Mi rendo conto che quando si è in tanti ci sono delle dinamiche familiari, non è che si può tanto evadere. Per quanto riguarda invece il discorso che facevo di ridimensionare un viaggio, qua c'è proprio questa, ma la girate bene, c'è un cambio di programma per molti, se è un viaggio che avete organizzato, un piccolo cambio di programma che poteva essere un grosso cambio di programma, ma che voi riuscite a tenere in piedi, e quindi si tratta semplicemente di qualche cosa da fare un po' freneticamente per non cambiare completamente rotta, per non cambiare completamente proprio anche tipo di viaggio. Quindi siete voi un po' gli artefici della situazione, vi toccherà lavorarci su. Abbiamo la croce, abbiamo anche su questo viaggio l'appeso, quindi ancora un ultimo sforzo e poi finalmente invece, se volete andare da qualche parte, andate. Tenete presente che anche qui si parte un po' in musoniti, poi va tutto meglio, però c'è proprio questa mancanza di vi direi entusiasmo, mancanza un po' di forza, siete un po' stanchi, un po' scarichi, quindi avete teso tanto fino a questo momento sperando che arrivasse, invece adesso preferireste starvene un po' sdraiati sul divano. Vabbè, sono cose, come vedete, che si aggiustano, quelle delle energie. Per quanto riguarda le altre cose, adesso stiamo a vedere, ma non mi sembra che siano situazioni che si esauriscono qui. Logicamente adesso vedremo nelle due varianti se l'aspetto prevalente sarà appunto il lavoro, i soldi, perché no, perché qui veramente c'è un'entrata di soldi piuttosto buona verso mercoledì per chi sta aspettando, e anche il discorso amore, vediamo se sarà il vostro caso. Comunque adesso
andiamo a vedere. D'accordo, allora questa era la prima parte, diciamo, di questa energia. Ora io vi lascio a scegliere tra le due varianti con cui approfondiremo, che sono questa pietra rossa che è associata alle White Owl ed è qui, oppure la pietra gialla che è associata alle Piatnik. Scegliete, trovate poi naturalmente i riferimenti e il link diretto nella descrizione del video. Quando avete scelto, cliccate e io vi aspetto lì. A fra poco. Siamo qui per vedere come sarà questa settimana dal 9 al 15 d'agosto per voi che avete già ascoltato la parte generale, quindi sappiamo già più o meno come saranno le energie e le cose che potranno accadere, però qua siamo per focalizzare qual è l'argomento o il fatto principale della vostra settimana, sempre appunto alla luce di quanto abbiamo visto. Quindi ora prendiamo la nostra pietra, la mettiamo qui e andiamo a vedere il primo suggerimento dal Petit-Jean de Normand, che cosa ci indica. Guardiamo subito, allora. Direi che qui stiamo parlando proprio di quel fatto imprevisto ma gradito in amore. Qui abbiamo proprio il fante di cuori, che tra l'altro corrisponde, anche se in modo un po' improprio per quanto riguarda poi come sono le interpretazioni, al cuore nel Petit Normand, e ci viene presentato proprio alternativamente come una distrazione, ma anche invece come qualcuno che fa breccia proprio nel nostro cuore. Tengo a precisare naturalmente che non deve per forza trattarsi di una figura di sesso maschile, ma è rappresentata qui come il nuovo ingresso di qualcuno nella nostra sfera sentimentale. Quindi chi ha scelto questa variante, diciamo, ha davanti a sé insomma un po' di movimento, meno male, sentimentale. Ripeto, anche proprio qui viene proprio indicato con questa figura, è qualcuno di nuovo, quindi viene messa in risalto proprio la novità, quindi non si tratta di un ritorno. Staremo a vedere insomma di che cosa si tratta. Adesso facciamo la nostra stesa, chiaramente vedremo un po' di più. Ricordiamoci quanto abbiamo ascoltato nell'apertura per quanto riguarda come ci poniamo, no, di fronte a questa figura, sia che siamo single sia che no. Poi naturalmente dovesse uscire qualcosa di più specifico, anzi siamo qua per quello. Andiamo a vedere qua al taglio ci esce proprio il cuore e qui ci esce questa torre, dove la torre secondo me mette proprio l'accento sulla persona un po' misteriosa. Avevamo visto, no, che si trattava di qualcuno che arrivava così a fare breccia nel nostro interesse, ma con quelle nuvole attorno, con questa faccia, è proprio una persona che dal nulla si palesa, quasi dal nulla, insomma, visto come va la settimana, potrebbe essere facilmente presentato da qualche amico, da qualche parente. Però certamente qua al taglio abbiamo questa carta che non lascia spazio a dubbi, voglio dire, si sono parlati, ma sì, evidentemente, no? Quindi questa torre, certo, ci parla di una figura misteriosa, un po' così, un po' tenebrosa, sicuramente che ci intriga parecchio. Andiamo adesso a vedere, dimmi un po' che non sta arrivando qualcuno qui. Oh, una bella sorpresa, ancora e montagna, nel caso non si fosse capito dalle energie generali. Allora, beh, insomma, sì, direi che proprio non ci sono dubbi che questa è la settimana per voi che avete scelto questa variante, dove oltre a tutto quanto avete sentito, quale le Normand ci vogliono dire che è in arrivo una novità nella figura di una persona nuova, perché qua abbiamo proprio la novità, che partiamo da una situazione in cui abbiamo voglia di novità, ma siamo come costretti a fare buon viso, appunto, anche qui a cattivo gioco, quindi a restare in un posto dove non avvertiamo tanto
quell'elemento frizzantino che avremmo bisogno a livello sentimentale. Questo vale naturalmente anche se siete impegnati, anzi se siete impegnati quella torre che abbiamo visto nel taglio può anche parlare di voi e mettere l'accento proprio sul fatto che in questo momento nella vostra relazione non vi sentite particolarmente stimolati, no? È un po' una qualcosa che va avanti per abitudine, con poco dialogo magari o comunque con poco divertimento. Se invece siete single, ricordatevi che la carta del single per eccellenza è proprio quella della torre, e poi ricordiamoci che comunque è andata a dare maggiore spessore a questa nuova figura, no? Con una figura un po' imperscrutabile, un po' così che ci affascina proprio perché desideriamo conoscerla meglio. Allora, qui vediamo che qua è una bella sorpresa che arriva a rischiarare proprio un ambiente un po' spento. Guardate che l'ambiente è spento pure se siete partiti in compagnia, però soffrite un po' evidentemente l'abitudine, soffrite un po' così la monotonia. Evidentemente, insomma, la prossima volta forse deciderete di partire con qualcun altro, se così fosse, altrimenti siete in uno di quei posti dove dovete stare, tipo casa di famiglia, ritrovo di famiglia, o non è detto che sia proprio la famiglia, però quei posti dove si sta per fare vacanza. E qui abbiamo questa nuova figura che entra come una bella sorpresa. Ricordate che abbiamo visto nella stesa iniziale che arrivava qualche bella sorpresa per il weekend, e qua abbiamo proprio l'indecisione, questo desiderio di far crescere questa conoscenza. Ma se siete single, forse siete un po' frenati dalla paura di, adesso paura non è che vi arriva Jack lo squartatore, però insomma un pochino più di desiderio di conoscere meglio questa persona c'è. Se invece siete con qualcuno, avete anche poca libertà di movimento, lo vedete anche qui purtroppo, quindi vediamo adesso come andrà. Però non si esaurisce in questa settimana questa storia, già l'ho visto e qua ne abbiamo la conferma, quindi andiamo a controllare. Devo dire che è una novità che vi mette un po' in subbuglio. Non è un ritorno, anche se questa frusta ci parla a volte di cose ricorrenti. Diciamo che non è la prima volta che ultimamente vi sentite così un po' spiazzati davanti a qualcuno, questa volta secondo me un po' di più. Quindi se siete con una relazione stanca, ecco qua. Qua avete proprio bisogno di, mi spiace dirlo per il vostro partner, però guardate qua, qua avete proprio bisogno di un po' di novità, un po' di allegria, un po' di qualcosa che vi ravvivi proprio l'ambiente e anche i sentimenti. Quindi questa persona arriva a fagiolo, accidenti, accidenti, che effetto che vi fa. Siamo proprio in carenza di emozioni. Allora, per restare nell'interpretazione di questo singolo fatto, qua vi dico che facciamo la doppia interpretazione come prima. Se siete single è un momento in cui sentite più che la solitudine e la monotonia, perché qua vedo persone autosufficienti, in gamba comunque, però è lo stesso, insomma la solitudine pesa, soprattutto per un discorso di avere qualcuno alla nostra portata con cui interagire. Non si tratta soltanto di mazzi di fiori e inviti a cena, è proprio avere qualcuno con cui confrontarsi. E qua l'energia all'inizio della settimana, come vedete, questi pesci sono in stato di sofferenza, quindi proprio diciamo che sembra quasi che all'inizio della settimana abbiate poche speranze che ci possa essere un incontro. Qui, ecco, io qua vi direi che probabilmente vi viene da una conoscenza questa nuova persona. Forse è nuova, ma ve ne hanno anche già parlato, questo potrebbe essere. Sta di fatto che qua veramente l'effetto che fa su di voi è notevole. Vi assicuro che è lo stesso per questa persona, quindi non pensiate che
vi siete presi voi la cotta, ma l'altra persona è indifferente. Potrebbe sembrare indifferente, evidentemente è una maschera, potrebbe, ahimè, essere anche impegnato, quindi anche questo darvi un po' di dubbi sull'opportunità di portare avanti la conoscenza. Sta di fatto che qua scocca la scintilla e, come vi dicevo, c'è il desiderio di mandare avanti la cosa, non si esaurisce, quindi non si verifica niente di particolarmente intenso entro questo fine settimana. Nondimeno vedo un fine settimana molto promettente per quanto riguarda questo sviluppo, quindi sicuramente scambio di messaggi, scambio di profili, seguirsi sui social, anche oltretutto non avrete grandi occasioni di restare da soli se è questo quello che vi state chiedendo, quindi qui si rimanda alla settimana prossima. Temo che per la settimana dopo, per questi incontri, sarà un momento un po' particolare, vuoi perché magari appunto questa persona è già impegnata e potrebbe essere raggiunta dal partner o dalla partner, o perché riparte, in realtà questo non lo vedo, però c'è comunque un raffreddamento delle possibilità. Sta di fatto che farete in modo entro fine settimana perlomeno di acchiapparlo, insomma, nel senso far capire che cosa provate e anche l'altra persona fare in modo di farsi capire. Poi vi organizzerete per il futuro. Non è una cosa che si esaurisce qui, non è l'avventura di una notte, non è un incontro sporadico che vi ricorderete tutta la vita con rimpianto, no, qua si va avanti. Semplicemente non si conclude, no, questa settimana, non si riesce ad andare più in là di appunto qualche scambio di messaggio, qualche conversazione, proprio perché arriva, guardate, arriva verso la fine della settimana. Se invece siete in coppia, beh, allora se siete in coppia ma avete dei problemi, credo che sia inutile dirvi che un po' la situazione ricalca quella che abbiamo appena detto per chi invece è single. Ripeto che anche questo non è un ritorno, ma è qualcosa che avreste, è un ritorno di una sensazione, qualcosa che già da un po' desiderate e che non si verifica. Quindi avere una ventata d'aria fresca in questa relazione arriva nelle vesti di questa persona e da qui in avanti vale quanto ho appena detto per i single, no? Quindi certamente un po' più di difficoltà che vediamo nel cercare di superare gli ostacoli logistici, perché se siete con accanto una persona, anche se non siete in rapporti idilliaci, però comunque certe cose vanno rispettate. Insomma, penso se siete per esempio via con marito e figli, anche se non andate d'accordo, non è che potete, oddio, potete, però diciamo non viene così semplice prendere e andarsene, allontanarsi magari durante la grigliata, no? Per dire devo vedere una persona, ecco, vedo questo genere di cose. Però anche qui è un incontro che avviene in modo abbastanza spontaneo, sempre per mezzo di altri, dove scocca proprio qualche cosa, e anche qui vedo gli ultimi 3 giorni della settimana dediti a tessere rapporti o comunque relazioni con questa persona, in modo poi da rimandare tutto alle puntate successive. La cosa che è straordinaria in questo caso è che anche se siete felicemente accasati, arriverà questo momento, quindi qualcuno che vi farà un po' vacillare e che vi incuriosirà al punto che non avrete tanto, oddio, qualcuno tra voi sì, ma non avrete tanto il coraggio di troncare perché sono tanto innamorato e quindi non voglio sapere niente. Eh no, qua arriva proprio una curiosità che non potrete evitare, e quindi anche per chi ha un rapporto di coppia che ritiene consolidato, magari insomma forse un po' spentino lo è, adesso io qua vedo che comunque le energie non sono proprio il massimo, magari spento solo perché va avanti per abitudine, potrebbe anche essere, però qui non volete lasciarvi scappare l'occasione e magari dicendo ma sì, è una bella amicizia, perché me la devo negare? Sapete benissimo che non è una bella amicizia, però insomma ve la raccontate su bene. Qua anche qui mettete proprio le basi per una frequentazione futura. Attenzione, io lo dico un po' così, ma attenzione
al partner, sia che ci stiate andando d'amore e d'accordo, sia che no, perché qui le antenne ce le ha belle alzate, quindi attenzione a non fare passi falsi, sarebbe il colmo, perché come vi dico in questa settimana non succede niente di che, quindi addirittura farsi beccare magari, no, in chat parlando in modo ancora del tutto innocente e destare dei sospetti, ancora non c'è modo, non c'è motivo per incavolarsi, sarebbe veramente un peccato. Anche qui vi dico, le cose qui si strutturano ma poi tendono ad evolvere con maggiore chiarezza e con grande vigore nei giorni a venire, quindi qua vedete che abbiamo una diciamo la scelta di non interrompere questa connessione un po' per tutti. Teniamo presente però che alla fine della settimana nelle energie generali c'era questo momento di, sembrava gioia familiare, gioia in famiglia, e perché no, però era anche il sole su casa, quindi una schiarita che vi fa sentire finalmente voi stessi, no, con questa casa. Quindi qui la connessione, la curiosità è dettata dalla connessione che sentite, ecco perché per nessuno qui si esaurisce questa cosa. Certo, poi andiamo a vedere altre cose però che sono meno importanti in questa settimana, perché come vedete qui è proprio la sorpresa, la novità in amore, la cosa bella che vi capita in amore che la fa da padrona, ma attenzione, qui l'incontro c'è prima, qua è quando sarà il clou. Allora, per chi è qui, magari tutta quella disponibilità economica sulla quale contare all'inizio della settimana è un po' in dubbio, ma comunque poi sono cose che si risolvono. E abbiamo, niente, è tutto fermo, come vedete qua è proprio tutto, parla solo quasi esclusivamente di questa situazione sentimentale, il lavoro è fermo, sono in arrivo, qui li chiama guai, insomma, però vediamo subito che sono guai d'amore, quindi qua prendere un po' le distanze da quel pericolo segnalato inizialmente di qualche lite con parente o qualche battibecco, insomma qualunque cosa succeda qui, come vedete, è tutto concentrato lì. D'altra parte siamo qua per vedere proprio di approfondire uno dei tanti aspetti, diciamo che di tutto quanto abbiamo visto nella prima lettura, che vale naturalmente per tutti nella misura in cui sentite che parla di situazioni che avete in corso, qua chi ha scelto questa prima variante vede l'accento su questo argomento che è uscito nella lettura generale e qui viene proprio approfondito, quindi siete diciamo tutti presi da questa storia. Allora andiamo naturalmente adesso a vedere una carta da qua, da queste porticine bellissime che io scelgo senza guardare, e vediamo potere interiore. Questo è il punto in cui tu ti sei portato, guardate questa porta quanto è caruccia, ci dice che vivere questo momento è quello che noi volevamo. Indirettamente con le nostre energie noi siamo arrivati a chiamare questa situazione, quindi vi rimetto di nuovo l'accento su quanto abbiate bisogno di una sferzata d'aria fresca, di qualcuno che vi possa portare un po' di energia in campo sentimentale. Quindi anche questa persona, che vi ripeto ha dei tratti un po' misteriosi, magari un carattere un po' strano, un modo di porsi inizialmente forse non tanto aperto, però vi siete portati voi a prendervi, diciamo, questa cotta ricambiata per una persona di questo tipo, proprio perché sono state le vostre energie a chiamare una ventata di novità. Adesso qua dice non c'è niente di cui temere, non c'è niente di cui dobbiate avere paura, perché in questo momento della tua vita è quello che hai attratto, no, hai proprio attratto questa situazione, che poi sia una prova alla quale mettete il vostro rapporto attuale o semplicemente un momento di fare quel passo avanti, smettere di temere e buttarsi se c'è da superare una situazione ormai così un po' stantia, o mettersi in gioco se siete single con qualcuno che si discosta dalla
da quello che pensavate che vi sarebbe arrivato, proprio questa carta ci rassicura sul fatto che siamo noi che ce la siamo andata a cercare. Cosa vuol dire? Che se anche vi hanno presentato questa persona, anche se voi non siete andate a prendervela in mezzo a un gruppo, ma è arrivata, come si dice, per caso, il caso non esiste, sono sincronicità, sono le vostre energie che hanno chiamato proprio qualcosa di diverso da quanto avete avuto fino ad ora, perché ve lo meritate, quindi ecco perché non sentirete, non avrete il coraggio di lasciare andare qua, qua deciderete proprio di proseguire. Vediamo su che cosa concentrarvi in questo frangente per vivere al meglio questa situazione. Qua ci dice che siamo addirittura d'arrivo, quindi il raggiungimento dello scopo, il risultato, no? Vinci questo premio, ci dice, vinci questo premio, prendi questa ricompensa o questo contratto addirittura, ma qua noi stiamo parlando di amore, quindi questo è un incitamento ad andare avanti, ma non credo che ce ne sia tanto bisogno di incitarvi, perché vedo che siete belli presi, quindi a prendere questa novità come non solo una sfida con voi stessi e con come siete abituati a essere, ma a prenderla come un'ottima opportunità per quel cambiamento che avete bisogno nella vostra vita. Quindi ricordatevi che comunque non è solo da parte vostra, qui siete ampiamente ricambiati. Volutamente non ho usato il termine colpo di fulmine, perché intanto perché siamo tanti e poi perché comunque mi sembra riduttivo, anche se io ci credo ai colpi di fulmine, ma qui è una persona che prima vi attira per la sua diversità da ciò che già avete o già da ciò che pensate di essere. Quindi vedete come si adatti proprio, sia che voi siete single o in coppia o con ex incombenti. Questa è la persona che può farvi fare un passo in avanti anche nel vostro modo di essere, non solo nel modo di vivere, d'accordo? Quindi tenete presente e non abbiate paura, ricordatevi quello che dice qua, siete voi che avete chiamato un po' questa situazione, è il vostro potere interiore che vi ha fatto arrivare fino a qua, questa deliziosa porticina che teniamo chiusa fino alla fine della settimana, qua la apriremo nella settimana successiva, non è una cosa che finisce qui. Male che vada, ma proprio decideste di lasciare stare, è qualcuno che comunque nella vostra vita rimarrà, diciamo, come amico, fino a quando, secondo me, quando ci sono queste situazioni poi prima o poi esplodono, e quindi, che vogliate o no, potete ritardare, so che sembra un po' come una minaccia, però anche se ritardate magari per così per rispettare anche determinati tempi, precedenze o situazioni, però questa non è una persona che uscirà dalla vostra vita tanto facilmente, anzi, come qua dice, ve la siete chiamata questa situazione, prima o poi la dovete vivere, perché è qualcosa che vi arriva direttamente nella casella della posta, quindi la posta poi si apre, ok? Allora, per voi che avete scelto questa variante, sempre tenendo presente tutte le altre cose che avete, spero, ascoltato nella stesa principale, se no fatelo adesso perché ci sono tutti gli altri dettagli, questo è il fatto saliente della vostra settimana, quindi a quello si aggiunge questa stesa. Con questo io spero che siate rimasti contenti, magari un po' dubbiosi, ma vedrete che poi vi passa tutto. Quindi, come sempre, vi invito a mettere il like se vi è piaciuto il video, a iscrivervi se non l'avete ancora fatto, seguitemi su Instagram e per tutto il resto un grande in bocca al lupo, anche un buon divertimento e appuntamento alla prossima volta qui con me su Cartomantica. Ciao! Vediamo per chi tra voi ha scelto la pietra gialla, quella associata alle nostre Piatnik, alle classicissime Piatnik, le Normand, no? Quelle che tutti conosciamo. Vediamo qual è il fatto saliente nella settimana, di cui già abbiamo analizzato le energie per esteso, nella stesa, scusate il gioco di parole, in apertura. Andiamo a cercare un indizio un po' più dettagliato con il Pigeon Normand, che ci parlerà o di una figura, di una persona, anche di un fatto, insomma qualcosa che caratterizzerà appunto questi nostri 7 giorni, tenendo presente che sono energie in cui non siamo proprio al massimo dell'entusiasmo per dover essere in un posto dove forse vorremmo
da cui vorremmo forse evadere almeno già la metà della settimana, con qualche difficoltà per esempio per i viaggi, per chi li deve fare, che poi viene risolta, o con l'ingresso nella vostra vita di qualcuno particolarmente affascinante, una tentazione dal punto di vista spirituale. Allora, qui abbiamo una carta di riuscita, ma una carta anche di coraggio, quindi bisogna fare attenzione, perché è una situazione comunque piuttosto in bilico. Mi viene da pensare al viaggio soprattutto, quindi qualche cosa che poi si risolve bene, ma che al momento, nei primi giorni della settimana, presenta qualche criticità. In alternativa, adesso ovviamente staremo a vedere, anche qualche possibile battibecco. Dio non voglia che il fatto saliente della vostra settimana sia di litigare con una prozia, ecco, quindi adesso andiamo a vedere, sperando che ci sia. Rimane tutto il resto, naturalmente, diciamo, questo è il fatto che più caratterizzerà, che caratterizzerà maggiormente la vostra settimana, quindi insomma speriamo davvero che non si tratti di qualcosa del genere, di così banale. Invece vedo proprio una situazione che è a rischio e che voi invece riuscite a risolvere brillantemente, con una bella ripresa. Vediamo, chiaramente il viaggio che è uscito nelle sedi generali può avere tante connotazioni, adesso andandone in particolare, quindi può essere una avventura o qualche cosa che avete messo in moto, che forse rischia per un attimo di avere qualche difficoltà e che voi rimettete in piedi. Andiamo a guardare. Allora, qui abbiamo una amicizia, però è anche, volendo, un collega. È chiaro che, capitandomi con la carta del giardino, è un'amicizia prima di ogni cosa, può essere anche un compagno o una compagna di lunga data, ma collega di lavoro la vedo un po' dura, nel senso che qua mi sarebbe uscita una carta un po' diversa. Vedo più che altro un'amicizia qua che si consolida comunque, che qua è messa bene. Comunque partiamo da una buona base, diciamo, una persona che con voi ha un rapporto particolarmente stretto. Ora vediamo come si mette in relazione così, urca, con una montagna. Ragazzi, qua c'è la rottura di un contratto, qui c'è poco da fare, qui ci siete voi che dovete fare i salti mortali. Allora, che si tratti di quel viaggio famoso, o che si tratti a questo punto di un viaggio, come vi dicevo, in senso figurato, quindi qualcuno che vi aveva promesso la propria presenza anche all'interno di un discorso lavorativo, di un progetto. Comunque qui si tratta di qualcosa che sembrava concluso, a cui con una discussione questa persona viene meno, e qua c'è proprio, direi, a metà settimana, ma anche come avvenimento saliente nell'avvenimento saliente, un vostro blocco, una vostra chiusura nei confronti di questa persona. Fortunatamente, trattandosi sia che si tratti del viaggio sia che si tratti di un progetto di lavoro, qua riuscite a mettere al sicuro il lato economico, nel senso che se avevate fatto, per dire, già un minimo di investimento, se si tratta di una società da portare avanti con una persona appunto di cui vi fidate molto, evidentemente qua riuscite a recuperare il vostro denaro senza perdere, perché qua veramente mettete in ballo tutta la vostra capacità di svolgere operazioni di recupero. Però qua insomma, per adesso non vedo il recupero dei rapporti, altrimenti qua si tratta di qualcuno che si tira indietro. Se andiamo a pensare a quanto ci è uscito nella stesa iniziale, si tira indietro per esempio in un viaggio, nel senso proprio del termine di viaggio, e quindi anche qui questa defezione rischia di bloccare quanto già era in moto. Oltretutto, in questo caso è una defezione proprio per una lite che c'è, anche nell'altro caso, però qui c'è una discussione che dà origine a una defezione, a un tirarsi indietro da qualcosa che era già consolidato, quindi blocca le cose. Poi anche qui recuperate i soldi, in questo caso vi direi anche che recuperate la possibilità di fare il viaggio, però qua rimane proprio un'energia, diciamo, alla fine della fatica che fate, alla fine del risultato che avete, è un'energia un po' negativa su questa persona.
Ecco, io lo sapevo. Vediamo poi, adesso speriamo che esca qualcosa di un po' più rassicurante, anche se, se posso dire la mia, non è per farla andare bene a tutti i costi, ma meglio prima che dopo, perché pensate a mettere in piedi una società, un discorso lavorativo con qualcuno che dopo un mese ci ripensa e magari voi avete lasciato da una parte, investito dall'altra, o pensate a un viaggio con una lite che si verifica già quando siete già partiti e magari siete su un'isoletta sperduta e non sapete come tornare indietro e vi beccate in muso di questa persona. Ecco perché allora in questo caso queste energie che avevamo all'inizio ci parlavano di voi in un posto dove non volevate stare, no? Ecco perché è qualcosa che vi arriva un po' tra capo e collo, che però, come abbiamo visto, troverà poi una sua soluzione grazie al vostro intervento, grazie al vostro vostro savoir-faire proprio. Guardate, infatti qua abbiamo questo blocco, quindi questo intoppo che c'è, niente paura, perché abbiamo l'energia proprio del sole che non solo ci parla di felicità, di cose positive, ma qua ci parla proprio di intelligenza, no? Quella, la mente chiara, aperta, quindi non perdete la lucidità. Certo che però qua sì, poi dopo se ne ritorna a parlare. Ah, che brutta cosa. Per una cavolata, oltretutto, sì. Allora, se è un viaggio partito ugualmente, guardate un po', chi se ne frega, nel senso, meglio prima che dopo, vi liberate di una zavorra, in questo caso questa persona. Guardate, poi è una lite che dà origine al tutto veramente, parte per un motivo sciocco, futile. Sarete voi i primi a essere increduli, a dire ma ci devo credere che sta succedendo questo veramente. Se è un viaggio parte veramente la lite per un nulla, però vi posso dire che era già nell'aria, cioè questa persona non aspettava altro che poter trovare una scusa per sparire. Purtroppo qui le cose intanto sono andate avanti, se si tratta di un viaggio o di una vacanza, quindi qua oltre al dispiacere, alla delusione, l'incavolatura per questa cosa, qua la vostra prima scusate, preoccupazione sarà di cercare di tamponare un po' il guaio anche dal punto di vista economico. E difatti farete vostre ricerche, manderete le vostre mail, farete ciò che si può fare, e intanto poi però con una grande rabbia mista a desiderio proprio di risolvere la situazione alla facciaccia sua, ve lo dico perché questo esce. E poi una volta risolto il tutto, per questa vacanza qui c'è proprio un tentativo di tornare a venirvi a parlare. Guardate quanto è chiaro, questa persona viene da voi facendo anche un pochino, no, disinvolta, ma qua voi chiederete, diciamo, il risarcimento, chiederete la quota, chiederete quello che potreste aver perso, la chiederete o vedrete di mediare se c'è di mezzo un'agenzia o a sostituire il biglietto. Sta di fatto che secondo me voi qua avete anche anticipato qualcosa. In ogni caso, come vedete qua, poi alla fine le cose funzionano a vostro favore, quindi poi non perdete niente, non solo riuscite a escogitare qualcosa per cui poi il viaggio è salvo, con l'incavolatura però che salva pure quella. D'altra parte, insomma, è un comportamento così, non credo che possa far piacere a nessuno. Diverso è il discorso, ma neanche tanto, perché le energie, come abbiamo visto, sono le stesse. Per quanto riguarda una posizione di qualcuno che, vedete che c'era riparare, ecco quell'energia famosa di riparare, riparare un battibecco, che è più di un battibecco, ma inizia così, inizia con una sciocchezza. Qui viene subito messa in discussione una alleanza, un contratto, un qualche cosa che già pensavate di aver fatto e messo in cascina. Ci vedo molto, moltissimo la società, soprattutto per il taglio che abbiamo visto con questo cane che spesso è socio, no? E qui viene proprio meno la collaborazione, viene meno il perseguimento di una meta comune, perché le stelle sono proprio la meta, quindi qui c'è un progetto che viene messo in dubbio, anzi viene proprio ridotto ai minimi termini, al punto che poi non se ne fa più niente qui. E a questo punto ripensiamo sempre a questa energia di partenza, si spiega perché c'era quella tribù
con l'energia di riparare, poi bisogna correre ai ripari. Voi non è che volete lasciare andare questo progetto, ma vi trovate un pochino in mezzo al mare da soli, quindi è un progetto a cui tenete, ci avete anche lavorato. Ecco, allora qua troverete il sistema di cambiare per esempio aspetto al progetto mantenendolo, di non buttare tutto a mare, assolutamente no, ma nel momento in cui troverete rapidissimamente una soluzione, cioè voi vi rassegnate subito a dover fare a meno di questa persona dal punto di vista lavorativo, perché dal punto di vista personale ci rimanete piuttosto male. Anche qui abbiamo, perché l'energia è la stessa, questa persona che poi ci ripensa, dice: ma sì, ho scherzato. E voi no, non vi fidate più. Perciò abbiamo su questa parte del discorso un vostro rifiuto a tornare a come si era prima. Due sono le cose qui: o ridiscutete completamente i termini di questa alleanza, società, di questa collaborazione. Oppure addirittura decidete di fare per i fatti vostri, di lasciare andare le cose come devono andare, vi ripromettete poi di ripensare, di ristudiarci la settimana prossima, perché qui la situazione richiede un po' di tempo. Quello che salviamo è proprio il fatto che voi riuscite a recuperare una situazione che sembrava perduta per incoscienza, perché vi dico, questa persona fa scattare il tutto per un non nulla. Vista da un'altra prospettiva, questo è come vi si presenterà, no? Una lite che capita per una cavolata e poi guardava tutto a farsi benedire. In realtà questa persona, io vi dico, ci usciva con questo cane al taglio, no? Con il giardino, adesso dove diavolo è finito, ci usciva con no, sì, con il cane. Ma è una persona che secondo me non è tanto fatta per voi, non so come dirvi, è qualcuno che già da tempo covava una certa invidia, comunque un desiderio di rivalsa, una sensazione di sentirsi un po' meno di voi. Quindi questa cosa sarebbe venuta fuori ugualmente, perciò non vi rammaricate se questo sta accadendo. Sta di fatto che abbiamo proprio un distacco poi da parte vostra, e quindi rimanete lucidi, giusto il tempo di mettere a posto le situazioni, poi però non volete più averci tanto a che fare. Difatti siete in questa energia, approfittate, guardate, della situazione e vi allontanate. Questo sia che sia il viaggio, sia che sia invece una società, una collaborazione. Perché questa lite vi fa scattare nella testa proprio una serie di ragionamenti che sembrano proprio aprirvi un pochino gli occhi. E questa settimana, appunto, questo fatto che dobbiamo andare a sommare agli avvenimenti che abbiamo visto inizialmente, diciamo che è l'avvenimento principale, ma un po' questo desiderio di fuga da qualcosa che non vi piace rispecchia quell'ancora con la montagna che abbiamo visto inizialmente. Quindi un sentirsi in un posto dove apparentemente tutto a posto, tutto sicuro, però sentirsi anche dopo un po' appesantiti da qualcosa. Quindi non vi dico che siete contenti poi alla fine di dover fare a meno di questa persona, che sia per un viaggio, che sia per un progetto, però secondo me il vostro sesto senso in passato qualche suggerimentino ve l'aveva dato, e quindi qui correte ai ripari, salvate la situazione, poi basta. Pensate che sia stato un segno del destino, con tutte le rotture di scatole che abbiamo avuto, quindi ci mancherebbe altro. Ma insomma, alla fine, come direte, non tutti i mali vengono per nuocere. Volevo farvi innanzitutto presente come ci sarà proprio netto questo tentativo per riparare, di venire da voi a parlare, ma sentirete ormai queste parole vuote. Quindi per questo vi dico, ci resterete male, ma anche se sarà un fulmine a ciel sereno, sì e no.
Perché qualche dubbiettino l'avete avuto. A questo proposito volevo dirvi, questa è una stesa ovviamente che parla di un fatto ben specifico, ma dove viene messo molto in risalto proprio l'aspetto di questo vostro non ascoltare a volte le vostre sensazioni. Invece dovreste, perché questa è una stesa che mette in risalto proprio la capacità di captare qualche segnale, anche magari non concreto, però le sensazioni che avete, non trascuratele. Questa sarà una settimana in cui proprio una volta successa questa cosa vi renderete conto che siete tutt'altro che da trascurare quando avete delle sensazioni. Non pensate sempre di essere le Cassandre della situazione, quindi figuriamoci, io sento sempre qualcosa che non va, per forza che prima o poi indovino. A parte il fatto che mi risulta che qui avete anche spesso delle buone sensazioni. Però questo fatto, questa separazione, questo avvenimento vi serve un po' per riflettere sul fatto che qualche sensazione non tanto positiva ultimamente l'avevate già. Certo che finché non succede qualche cosa non è che potete prendere e dire guarda, ho avuto una brutta sensazione, sparisci dalla mia vita. No, però iniziate a prendervi le misure, insomma, non siete poi così fantasiosi o così pessimisti come a volte vi dite di essere, altro che. Allora, certo che anche se lasciamo perdere viaggi, lasciamo perdere questioni di lavoro, rimane questa energia di, come dicevo, la lite, speriamo di no, con la prozia, insomma, ma qualche occasione di chiarire, di tirare fuori un vecchio rancore che potrebbe esserci e che non è ancora stato messo in luce. Quindi perché no? Qua potrebbe essere proprio una lite che inizia per un non nulla, che porta su alla galla cose che non sono state espresse fino adesso e che voi approfitterete per chiarire. Dopodiché ci sarà anche qui tentativo di avvicinamento, per fortuna vi direi in questo caso partite, cioè perché io vedo eventualmente questa situazione, se siete in un contesto familiare o comunque con molte persone dove insomma la via di fuga è un po' sbarrata dalle circostanze, però qua avete modo di dire la vostra dopo tanto tempo, dopo aver taciuto per amore del quieto vivere. Qui c'è una piccola discussione, ma sotto c'è un cratere, e vi dirò di più, potrebbe essere qualcosa che cela degli interessi economici dove voi avete avuto la peggio. Quindi come vedete, come dicevo, non tutti i mali vengono per nuocere. Qui da nulla si passa a una lite piuttosto consistente, ma non è la lite la cosa importante. La cosa importante è che voi riuscite, come nelle altre situazioni che abbiamo visto, ad approfittarne, nel senso che girate subito la cosa a vostro favore e qua si chiariscono delle cose, e addirittura ci sarà chi vi dà ragione, ci sarà la persona con cui discutete che verrà a cercare di nuovo un dialogo. Qua, come vi dicevo, qui si parla anche di soldi, si parla di qualcosa che vi viene, che vi deve essere dato, quindi avevate lasciato tutto nel dimenticatoio, ma questa piccola miccia accende un falò e qua si arriva a parlare di questa cosa. Quindi poi c'è l'allontanamento, quindi diciamo non è che tutta la settimana è caratterizzata da questa cosa. Secondo me la lite inizia subito e poi c'è appunto verso fine settimana qualcosa che gira maggiormente a vostro favore. Non neghiamo quello che abbiamo visto nella prima stesa, cioè comunque un buon clima in famiglia alla fine nel fine settimana. Certo, questo è quello che apparirà, e diciamo che le cose si sistemeranno almeno a livello di apparenza, però qua rimane comunque la vostra massima diffidenza e poi finalmente qua ce ne andiamo da quell'ancora e da quella montagna che abbiamo visto nella stesa iniziale. Ma anche qui questa è una cosa che non si ferma qui, quindi avete messo in moto qualcosa di importante con una bazzeccola. Non è una lite che cercate voi, è proprio questa persona che da un po' nutre come del risentimento nei vostri confronti. E d'altra parte, insomma, se c'è qualche cosa sotto, lo credo, più che altro nutrirà anche il timore di essere un po' smascherato. Beh, allora, voi avete sempre taciuto qua, proprio avete fatto una scelta di
così, chiamiamola ambiguità, in realtà, di far finta di non voler vedere, non è per una grossa cifra, non è per un grosso interesse, non è una cosa che vi sconvolge la vita, però vi dava un po' fastidio. Allora qui venite praticamente imboccati, c'è questa possibilità, c'è sempre questo tentativo di recupero, ma qui il rapporto personale va definitivamente a farsi benedire. Vi sentirete più maggiormente a vostro agio anche nel nucleo familiare se questa lite si svolge in questo contesto, perché finalmente avrete detto la vostra e avrete aperto anche la porta per qualcosa di un pochino più consistente dal punto di vista delle trattative. Verranno magari poi più avanti ripresi in mano documenti e cose che attestano il vostro diritto a qualche cosa. Allora andiamo a vedere che cosa ci dicono qua. Ne prendiamo uno. Allora, la grazia dello straniero. Allora, qui vediamo, allora, con questa porta qui proprio abbiamo la cosa più che straniero, lo strano, l'elemento un po' di outsider che vi calza a pennello, nel senso che sarete tagliati fuori proprio da una situazione, qui purtroppo è proprio così, da una lite, quindi ci sarà un momento di scontro, ma poi, come dice in questo caso, non bisogna avere paura, bisogna continuare su questa strada, il recupero e l'avanzamento sono assicurati. Quindi con questa messaggio di fiducia direi che meglio non poteva arrivare. Ci dice che comunque questa cosa appunto non è l'elemento centrale, non è la lite, ma è quello che porterà, quindi state per evolvere. Vediamo il consiglio al sole. Ci abbiamo quindi l'energia dorata del sole, porta fama e fortuna. Vedete che il sole l'abbiamo qua, non è un caso, quindi questo vostro saper risolvere la situazione vi porta poi fama e fortuna. Quindi se qualcuno vi lascia così a metà di un progetto, a metà di un viaggio, a metà di un pranzo a grigliata, sappiate che non è contentino, ma qua tutto ci dice che è per il vostro bene e che nei giorni successivi a questa settimana vi renderete conto che forse è andata meglio così, ok? Questo ovviamente tenete presente anche quello che abbiamo detto inizialmente, ma questo è il fatto centrale per chi ha scelto questa variante. Bene, con questo finisce qui anche questa seconda parte, quindi se vi è piaciuto il video mettete il like, iscrivetevi al canale, mi raccomando, seguitemi su Instagram, io vi faccio un enorme in bocca al lupo, vi auguro anche buona domenica e vi do appuntamento alla prossima volta qui con me su Cartomantic. Ciao.